Buonasera signori e benvenuti alla consueta diretta del giorno, oggi giovedì 21 maggio, anno del Signore 2020. Diretta che oggi parlerà di nutrizione sportiva e vado subito a scrivere l'argomento di oggi che è la piramide della nutrizione. Abbiamo anche oggi il nostro ospite, un professionista della nutrizione, un biologo nutrizionista, con cui parleremo di piramide della nutrizione. Buonasera Roberto. Ciao, buonasera, ciao. Come va? Come va? Io bene, tu? Come Tutto bene, tutto bene. stai passando la quarantena? Lavori come un Ma pazzo? no, lavoro, diciamo, per me. Faccio formazione, cioè mi formo, scrivo articoli, leggo, faccio corsi, insomma, cerco di utilizzarla In maniera per la. proficua. Esatto, cerco di trasformarla tra virgolette in un'opportunità, no? C'è sempre quel periodo, Bravo. sempre quelle azioni che si rimandano sempre, no? Non ho tempo, poi lo farò, ora non ci sono più scuse, quindi. Bravo, esatto, vero, proprio così. Anch'io la vivo così. Provo, ci provo, ce la metto tutta. Anche psicologicamente a volte è difficile, però siamo qua, ci Beh, sì, mettiamo. poi credo che magari noi come allenatori, anche come nutrizionisti, dobbiamo anche un po' dare l'esempio, no? Se così si può dire. Quindi, diciamo, dobbiamo mostrare quello che poi consigliamo agli altri. Quindi cercare di ricavarsi ogni giorno un tempo per allenarsi, cercare di curare un po' la nutrizione, cercare di dedicarsi anche appunto all'otium inteso alla latina, quindi ad azioni che possano servirci anche per la crescita insomma, individuale, e quindi cerchiamo di farlo. Assolutamente, sono stra d'accordo. E poi prossima settimana comunque riapriranno palestre, box, centri Sì, sportivi, quindi. esatto. Vabbè, io sì, già ho iniziato a lavorare da questa settimana, però dalla prossima ancora di più, perché la maggior parte visito in strutture sportive, quindi con questo, quando sono Certo. un po' chiuse, non è che possa lavorare. Certo. Allora, quindi io velocemente ti presento. Quindi oggi parliamo di nutrizione sportiva, lo facciamo con il nostro Roberto Scrigna, che è un biologo nutrizionista, specializzato principalmente in nutrizione sportiva, nello specifico negli sport da combattimento e nel CrossFit. L'ho conosciuto, diciamo, prima di fama, tra virgolette, leggendo i suoi articoli, seguendo varie discussioni online, e poi abbiamo avuto il piacere di conoscerci alla convention del Project, insomma, a novembre. E da lì, insomma, niente, è iniziata questo seguito virtuale. E appunto, viste queste dirette, ho pensato bene di invitarlo per parlare di nutrizione sportiva, con il suo taglio sempre molto scientifico e molto razionale. Ti Mi fa lascio subito la piacere. parola, Roberto, così in maniera tale tu possa farcire meglio la mia scarna descrizione, e poi iniziamo subito a chiacchierare. A te, Roberto. No, ti dirò, come descrizione sei stato super, super preciso, anzi va super bene, è proprio così, è andata proprio così. Non mi sento di aggiungere nient'altro, solo che sono un appassionato come tanti altri che cerca di approfondire e di non fermarsi un po' sulla superficie. Allora, niente, oggi volevamo parlare un po' della piramide della nutrizione. Mi avevi proposto quella che aveva, diciamo, teorizzato Eric Helms, Esatto, e poi. Helms e Aragon, insomma, prima parliamo un pochettino in generale di cos'è la piramide e poi ci facciamo Esatto. questa discussione un po' da virtuosi dell'ambito, e vediamo se Aragon ha detto qualcosa in più che Helms non aveva teorizzato. Allora, secondo me sì. Prima però ti volevo chiedere una cosa. Attualmente, diciamo, come sport che segui, 50 e 50 tra CrossFit e sport da combattimento, oppure no, maggiori? Ma diciamo che ho veramente tanti ragazzi che praticano sport da combattimento e sì, generalmente sport misti. Considera che due delle strutture dove lavoro sono praticamente dei box CrossFit, quindi ho sì, persone che fanno generalmente sport misti, prestativi, anche powerlifter. Diciamo, di sport di categoria mi è capitato un po' di tutto. Però sì, nutrizionista sportivo mi hai descritto benissimo. Poi il fatto che io abbia praticato sport da combattimento mi ha messo proprio in un Beh, ambiente certo. fin da subito. Allora, entrando in medias res, Sì. la piramide della nutrizione, Esatto, dimmi. prima diciamo
immaginando appunto di essere tutti in novizio, comunque non tecnici della materia, diamo una piccola infarinata di cosa sia questa piramide della nutrizione, perlomeno diciamo come concetto generale. Yes. Allora, non è nient'altro che stabilire una scala appunto di priorità che si vanno poi a guardare quando si va a stilare una dieta, quando si va. Ma in generale, quando sempre quando si parla di una nutrizione, la scala di importanza delle cose è proprio questa piramide, in cui alla base, quella che costituisce in realtà il terreno, neanche il primo gradone, c'è il comportamento e lo stile di vita. Certo. Perché niente, non può funzionare un protocollo, un allenamento se non c'è alla base un corretto appunto comportamento, ma più che comportamento direi mindset psicologico, perché altrimenti non è sostenibile quello che si fa. Quindi diciamo che alla base il comportamento e lo stile di vita indicano che quello che si fa deve basarsi su una forte sostenibilità Sì. del percorso. Anche perché è vero che molte volte si ragiona per compartimenti stagni, ma la nutrizione altro non è che uno degli ambiti, diciamo, dell'esistenza umana, quindi avrebbe poco senso dedicarsi anche in maniera molto meticolosa solo a un aspetto, ma lasciar perdere gli altri, perlomeno appunto nell'ambito della nutrizione sportiva, ad esempio, l'allenamento e il riposo, cioè. Assolutamente, sì, il sonno anche che fa parte poi di una branca del riposo, Certo. assolutamente bisogna cercare sempre di guardare tutto da un po' dall'alto, no? Cercare di guardare la completezza delle informazioni, a volte ce le perdiamo proprio perché non abbiamo un'oggettività, magari siamo troppo dentro una cosa e ci perdiamo la somma. E il primo gradino appunto di questa piramide non è nient'altro che il bilancio energetico, qualsiasi cosa, qualsiasi modifica o qualsiasi stimolo nutrizionale parte appunto dal setting del bilancio energetico e possiamo avere tre livelli. Possiamo avere un livello di pareggio di bilancio, a me piace metterla in termini finanziari, che mi Pareggio di piace bilancio, perfetto. molto. Mi piace molto la finanza, sono un grande Bene. appassionato, quindi mi Bene. piace Poi ci darai fare anche il tuo i conti. parere su Recovery Fund, allora. Non entriamo, mi piace parlare di finanza personale, non di Ok. Ah, ok. Quindi di salvataggio. microeconomia, non di macro. No, Ok. non di salvataggio di Titanic che ormai sono affondati, secondo me. Perfetto. E, allora, dicevamo pareggio di bilancio, quindi ipoteticamente una norma calorica, stare sotto, quindi stare in una condizione di deficit, appunto, deficit calorico o sopra. Ultimamente, negli ultimi anni, mi pare che anche tu ne abbia parlato di recente, si parla di più che di un livello, di un range. Perché essendo noi degli esseri biologici aperti e rispondendo a questi livelli energetici, andiamo in qualche modo a modulare la spesa in base a quanto mangiamo. Questo è ovvio, più sono stanco, più tendo a deprimerlo perché mi sento stanco, letargico, Certo. affamato, vado in risparmio, più questo si alza. E qui si aprono, no, tutti quei ventagli di differenze interindividuali che sono negli hard gainer. Chi riesce a sprecare tantissime calorie e invece, per esempio, condizioni come l'ovaio policistico o particolari polimorfismi che ti rendono necessario arrivare a bassissime calorie pur di tirarti come un cristiano normale, quindi una sorta di range. Fondamentalmente essere inefficienti a livello metabolico, quindi vuol dire sprecare molte più calorie per fare gli stessi gesti, rende più agevole il compito, ad esempio, appunto, ci permette di avere un fabbisogno più alto e quindi ci permette di lavorare con più calorie, quindi è sicuramente un approccio più sostenibile. Generalmente sì, quantomeno nell'ipocalorica, perché poi se andiamo in ipercalorica, Ah no, è poi lì è il contrario, certo. ognuno si porta la sua croce. Poi c'è lo step successivo, che è Aspetta, chiaramente. rimaniamo un attimo Sì. sulla base, appunto, in quanto secondo Eric Helms, questo famoso ricercatore, appunto, nell'ambito dell'allenamento, attualmente mi sembra che sia anche ricercatore in Nuova Zelanda, e qui molte volte si crea una sorta di tifo intorno alle calorie. Quindi ci sono i tifosi, diciamo, ci sono tre grandi squadre. La squadra che si pone a un'estremità è quella che contano solo le calorie, quindi tutto è visto in maniera molto, appunto, molto numerica, molto finanziaria, come dicevi tu, pareggio di bilancio, surplus o deficit, e questo determinerà
il risultato. E poi dall'altra parte abbiamo la squadra opposta, profondamente opposta, le calorie non contano perché non siamo dei camini che bruciamo il cibo. È tutta una serie di magari di diete che non contano le calorie o comunque che a prima vista dicono che le calorie non contano, ma poi magari cercano di comunque di portarti in deficit attraverso altre strade. E poi in mezzo c'è, diciamo, una zona grigia, tra virgolette, che si pone al centro e quindi dice contano, ma di certo, appunto, e probabilmente in questo c'è lo stesso Helms, contano, ma esistono anche altri aspetti che sono poi i gradini superiori della piramide. Sì, Questo sono è molto assolutamente chiaro. Qui le d'accordo. discussioni si spregono perché ogni volta, appunto, e mi è capitato anche recentemente che vai a parlare di calorie, c'è sempre quello che ti dice: le calorie non esistono perché io dimagrisco senza contare le Cioè, calorie. il Quindi. fatto che tu non le conti non significa che non siano poche, o che comunque non Infatti, siano poi buone. si va sempre lì, però molte volte, diciamo, molte diete commerciali, no? Si fregiano del fatto di non dover contare le calorie. Sì, guarda, ti dirò, è veramente un peccato che ci sia ancora nel 2020 questa discussione, perché è come dire che quando io attacco il telefono alla corrente non consumo dei watt, e i watt che contano nella mia bolletta non sono quelli, è semplicemente un'unità di misura. Quindi noi che siamo degli esseri umani, quindi esseri biologici che rispondono a quello che facciamo, è ovvio che le calorie contano, ma ci sono tanti altri fattori, Certo. di cui alcuni abbiamo detti prima, il sonno, lo stress, la genetica, eccetera, che influenzano il rapporto con le calorie, ma mille Diciamo, calorie sono mille calorie, sono sì, poche. diciamo che molte volte quello che mi viene da rispondere a me quando ovviamente mi si dice ma l'essere umano non è un camino che brucia il cibo e quindi provoca calore, mi viene sempre da rispondere due cose. La prima, proprio a livello anche appunto di conteggio calorico, quando noi parliamo delle calorie e dei macronutrienti, quindi le famose 9 calorie per i grassi, 4 per i carboidrati e 4 per le proteine, innanzitutto già stiamo parlando di calorie metaboliche, non di calorie termiche, perché a livello termico già sono maggiori, quindi già lì è la prima, diciamo, la prima argomentazione che porto quando vado a fare queste discussioni. E la seconda è, diciamo, una motivazione abbastanza osservazionale è la seguente: ma come mai in qualsiasi epoca della storia, quindi in tutta la storia umana e in qualsiasi luogo, anche quindi luoghi profondamente diversi, i prigionieri di guerra sono tutti magri? Cioè, e perché non mangiano? Cioè, se fosse vero questo concetto che le calorie non contano o che addirittura si ingrassa, quindi perché si mangiano determinati alimenti invece che altri, mi dovrei aspettare da un campo di concentramento del 700, dell'800, in qualsiasi latitudine, quindi che mangiano, chi mangia le patate, chi mangia non so che altro, qualcuno magro, qualcuno no. E invece Esatto. sistematicamente trovo tutte persone pelle ossa. Quindi alla fine, che era poi il famoso, anche quello studio Il Starvation, Minnesota Starvation Study, esatto, bellissimo. che alla fine purtroppo giriamo sempre intorno, ma se l'energia del cibo è minore, a lungo andare. Assolutamente così, è incontrovertibile e non si può fare a meno che non tenerne conto. Ovviamente, sono assolutamente d'accordo con te. Quindi ad oggi credo che ancora dovremo, cioè dobbiamo fare i conti ovviamente con le calorie, quindi con la termodinamica, perlomeno ad oggi. Poi magari troveremo Ma guarda, un'altra credo unità di misura, che un altro che ci permetterà di essere ancora più precisi, ma ad oggi, se Ma guarda, non non altro, anche credo. perché l'empirica si è dimostrata valida, quindi cioè, utilizzare il metro di giudizio della termodinamica poi alla fine risulta essere risolutivo perché. È assolutamente necessario, cioè, ti basti pensare, io sono stra-appassionato anche di spazio, gli stessi astronauti monitorano il loro bilancio energetico. Scusa Roberto, nutrizione, la finanza, l'astronomia. Basta, è Cioè, fine, basta, ah, non ok. mi frega più un cazzo niente. Quindi No, sei vabbè. uno e trino, anche tu, hai tre Sì. passioni. No, vabbè, e quando vai a vedere come vanno a lavorare i nutrizionisti della NASA o anche soltanto a livello pratico come fanno a mangiare, hanno un contenuto calorico, sono monitorati giorno per giorno e all'astronauta che sta perdendo peso perché è inappetente per mille motivi,
Quindi stai dimagrendo perché stai mangiando di meno, anche se non controlli le calorie, ma perché hai tutta una serie di meccanismi psicologici che ti portano a down regulation della fame e li fa mangiare di più. Cioè gli si somministra sostanzialmente più calorie. Quindi sì, l'argomentazione di chi dice che non contano è in parte vera, però perché va a toccare i campi della psicologia, perché quando i migliori studi scientifici che vengono fatti in metabolic world, che significa che si dà esattamente, si conosce esattamente quante calorie vengono somministrate ai partecipanti, e la fisiologia umana è una con delle sfaccettature di grigi, ma funziona necessariamente per introito calorico. È impensabile che non funzioni così. Sono d'accordo. E di qui poi, una volta che si esce dai terrapiattismi, si arriva a parlare del sì, perché poi effettivamente in parte hanno in pan... no, neanche della figa, Niente. viene anche a parlare che effettivamente il contenuto energetico che si può estrarre dai cibi è differente che siano raffinati o meno. Una bellissima ricerca evoluzionistica ha valutato il contenuto di energia estraibile dai cibi che venivano cotti e no, e si è visto come il fuoco, la scoperta del fuoco abbia reso le calorie dal cibo più disponibili grazie alla cottura, e questo abbia fornito le basi energetiche per lo sviluppo del cervello. Quindi del grande Era poi, eroe. diciamo, che va insieme alla scoperta della carne, cioè la carne che è un cibo Esatto. densamente energetico, ovviamente permette di essere mangiato solo se cotto, con Esatto, io tutta mi la parte immagino. lipidica, e quindi da lì in Esatto. poi c'è stata molta più disponibilità energetica per l'Homo sapiens, quindi ha potuto, se non altro, dedicarsi ad altro. Mentre appunto molte volte si fa anche l'esempio attuale degli animali erbivori che praticamente vivono la loro vita sistematicamente 12 ore al giorno a Mangiando, cercare cibo, e quindi se esatto, non e altro vabbè, hanno meno tempo per pensare al resto. è vero, c'è anche da dire che alcuni dei più grandi erbivori, tipo le mucche, hanno 5 stomaci in cui ci sono 5 differenti popolazioni batteriche che fanno tutto il lavoro per loro. Certo. Io ho visto ieri un post su Nature is Metal di una lumaca che vive in zone dove ci sono 400 gradi centigradi, la Come? Tipo lumaca. che zona? Che zona E sono? vive in profondità vulcaniche, è una lumaca che a livello epiteliale è ricca di ferro, perché è in grado di Addirittura. estrarre il ferro, sì, e lei non mangia perché ha un batterio che produce energia per lei all'interno dell'intestino. Dopo ti passo il link, è fighissimo, e c'è questa mega lumaca corazzata, si Fermi chiama tutti, scusa, lumaca passami il link e io dinosauro. direi nel giro di qualche settimana ci mettiamo e brevettiamo la dieta del ferro. Non è, nessuno la... Vai, alla grande. Cioè, La dieta prendiamo Wolverine. un cantante famoso, esatto, una dieta del ferro, facciamo un libro e abbiamo fatto, io credo. Prendiamo uno di questi rapper tutti interessati Sì, agli sì, sport da sì, sì. combattimento, lo Certo. mettiamo a mangiare le scorie dell'Ilva e vediamo cosa succede. Esatto. Insomma, dicevamo, mi sono un po' perso, E quindi, scusami. diciamo, una volta esaurito per il breve che abbiamo potuto fare l'argomento calorie, passiamo al secondo gradone della nostra piramide originaria, quella di Helms, parliamo ancora della prima, che sono i macronutrienti, quindi carboidrati, grassi e proteine. Esatto, perché comunque noi possiamo fare tutti i tecnici fighi con i calcoli del Perché mondo. perdonami, Roberto, un'altra delle classiche critiche alle calorie è: ma se io mangio 1.000 calorie di Nutella, non sono 1.000 calorie di petto di pollo, che ovviamente è Absolutamente. giustissima. Cioè, a livello energetico, sì, ma poi a livello, diciamo, qualitativo dei macronutrienti che apportano, no. E quindi, ovviamente, i macronutrienti hanno anche influssi endocrini diversi, influssi Sulla metabolici diversi. Quindi è salute, vero. assolutamente vero. Anche qua è sempre parlare di tutto in maniera estrema, no? Cioè, è ovvio che il bilancio dei macronutrienti conta, ma è ovviamente importante che tipo di qualità di alimenti stiamo prendendo. Anche perché quello che volevo dire era che quando noi andiamo a parlare di macronutrienti, di grammi, di proteine da sognare alla giornata, cioè stiamo parlando di cibo, quindi che cosa mangerà questo cristiano? Anche E perché quindi. questo è diciamo, un altro meccanismo riduzionistico che poi è errato, a mio avviso, è quello di
considerare i nutrienti, ma noi non mangiamo nutrienti, a meno che non fossimo astronauti sulla stazione spaziale e lì ci danno le pasticche di macronutrienti. Noi mangiamo Neanche. cibi, neanche è vero, Hanno mangiamo roba qualche lasagna, liofilizzata, sì, mac and parmigiano, è cheese. vero, qualche parmigiano, però fondamentalmente noi mangiamo alimenti, mangiamo cibi, quindi non mangiamo direttamente nutrienti, a meno che non prendiamo le proteine in polvere, insomma, ma spero che sia comunque percentuale Esatto. minore dell'apporto totale. E quindi se la nostra dieta è ortodossa, cioè mangiamo alimenti normali in cui possiamo riconoscere il loro stato primordiale, quindi un pezzo di carne che è una fibra muscolare, un pesce o dei latticini, cioè sono gli alimenti più ricchi di nutrienti, quindi con la più elevata densità o nella loro variabilità individuale, i nutrienti che noi possiamo mangiare. Quindi l'errore grave sarebbe quello di mangiare alimenti molto processati, molto poco ortodossi, che nel 2020 pe penso e spero che sia un concetto chiaro, chiaro a tutti, Le famose dove calorie vuote, quindi diciamo esatto, senza alimenti nutrienti. confezionati, con lunghi processi di cottura e generalmente con una shelf life, con una vita di scaffale lunghissima. Certo. Che poi questa è una mia, diciamo, sempre personale cruccio, perché diciamo in natura, tra virgolette, esistono varie classi di alimenti, se vogliamo classificarli appunto intorno ai macronutrienti, quindi abbiamo gli alimenti prettamente glucidici, no? Ad esempio i cereali, abbiamo gli alimenti prettamente proteici, ad esempio la carne bianca, alimenti prettamente lipidici, ad esempio l'olio d'oliva, e poi abbiamo due classi intermedie, diciamo i proteolipidici, ad esempio la frutta secca, Formaggio. che, esatto, i latticini o la frutta secca, e proteoglucidici, ad esempio i legumi. Ma ancora io non ho mai trovato in natura un alimento con glucidi e lipidi. Il latte intero è più ibrido che hai, però perché in mente che è ricca di lipidi, di proteine e a pochi carboidrati come forma di riserva. Però io cercavo in natura un alimento che avesse, che è poi quello che troviamo invece negli alimenti industriali, cioè molti carboidrati e molti grassi. Ah sì, In esatto. natura, non so l'avocado, sinceramente, mi veniva in mente l'altro giorno Pochi l'avocado, carbo, e pochi. quindi no, fondamentalmente in natura non esiste un alimento Esatto, così con grassi e impacchettato. carboidrati. Esatto, verosimilmente in una natura selvaggia l'alimento più calorico che possiamo consumare è probabilmente Il proprio miele. il miele o un pezzo di lardo direttamente da Ah, un animale. certo. Quindi è quella probabilmente la Come cosa più gli calorica. eschimesi o quelli dell'Alaska che si portano il grasso di balena direttamente. Quella è sicuramente la cosa più calorica che si possa trovare in natura, grasso. Certo. Tanto che alcuni animali scelgono le loro prede in base alla body fat. Gli squali al primo assaggio riescono a capire attraverso le papille gustative quanto è grasso l'animale, per questo non mangiano gli esseri umani. Siamo Esatto, secchi, non sono troppo facciamo secchi. parte della dieta degli squali, ecco perché ci tolgono una gamba e poi vanno E via poi, fondamentalmente. esatto. Beh, Potrebbe ma essere questo utile anche per fare peso. anche a livello, diciamo, di storia umana, i grandi mammiferi, no? Ad esempio il mammut, che venivano cacciati ad esempio nel Paleolitico, di certo erano animali molto più densi energeticamente dei magari dei piccoli Certo, mammiferi che troviamo, quindi anche quello poi determina. sicuramente. Poi vabbè, oltre al fatto che strategicamente ti poteva permettere di mangiare per settimane grandi gruppi di persone, eccetera. In ogni caso, mangiando cibo, se questo cibo è in una forma ortodossa, diciamo semplice, quindi poco trasformata, sarà molto probabilmente buono. E se anche fosse in una forma molto trasformata, ce ne sono comunque di molto nutrienti. Però qua entriamo nel concetto di densità energetica e densità di nutrienti che forse Aragorn ha spiegato meglio, cioè inserito meglio all'interno della piramide, Esatto. che risulta, e da qui praticamente ci colleghiamo al terzo gradino, che è come fattore di importanza, io tra l'altro non l'avrei neanche messo lì, l'avrei messo proprio ibrido con i macro, la ricchezza in micronutrienti e la completezza nella dieta. Quindi Infatti quanto Aragorn fondamentalmente prende i primi tre gradini e li fonde in un unico
macroarea, che poi ovviamente è quello che si fa, ovviamente tu mi darai conferma in questo, quando si pianificano i piani nutrizionali, cioè fondamentalmente per tutti si vanno a organizzare quindi i primi tre piani, bilancio calorico, macro e micro, e gli altri due, tempistica e integrazione, li si lasciano quasi esclusivamente, perlomeno per gli agonisti, perché per gli altri possono tranquillamente raggiungere i propri obiettivi senza nemmeno preoccuparsi più di tanto né dell'uno né Esatto. dell'altro. Aragorn Dice... credo che alla fine questo faccia poi. Sì, esatto. La piramide di Aragorn, infatti, la vedo più su popolazione generale che su popolazione All'integrazione, ad esempio, non atletica. c'è nella piramide di Aragorn. Esatto, che comunque è piuttosto importante in un atleta, sebbene sia una percentuale piccola dei suoi risultati. E comunque il timing lo ritengo molto importante, perché se ci alleniamo 2 o 3 volte al Certo, giorno, nell'agonista, sì, infatti. l'agonista, o vogliamo utilizzare delle particolari strategie di periodizzazione, la periodizzazione è proprio quando è il timing, e quindi Fondamentalmente. Sì, no, finisce, finisce, poi volevo dire. niente, che quindi se quel tipo di protocollo nutrizionale si basa appunto sul timing, non è che le calorie, i macro non contano più, ma sistemati tutte le basi della piramide, si cerca di lavorare, di stimolarti dal punto di vista dell'orario, quindi mangiare un po' prima, un po' dopo, avere carbo prima, dopo, o come ti va di metterti. Infatti, io credo anche a livello di interpretativo, la piramide, della nutrizione per il non agonista è una questione gerarchica. Quindi vado sul primo, vado sul secondo, vado sul terzo e gerarchicamente ho esaurito. E invece per l'agonista non sia tanto una questione gerarchica, o perlomeno non solo, ma più una questione cronologica, cioè prima metto a posto il bilancio calorico, poi metto a posto i macro, poi metto a posto i micro e poi metto a posto la tempistica e l'integrazione, cioè semplicemente mi dice quello che devo curare prima, ma poi la esaurisco tutta nell'agonista, la piramide della Esatto. nutrizione, perlomeno così, cioè, mi piace interpretarle. Dei piccoli problemi di linea. Hai il bello della diretta. Quindi stiamo ancora parlando dell'ambito di questa della piramide. Niente, abbiamo perso per adesso il collegamento con Roberto, quindi nel frattempo che aspettiamo si riconnetta. Ecco qua, è tornato. Un attimo di attesa. Eccomi, sono No, niente. crashato. Perfetto. Avevo il telefono surriscaldato. Ora dovrebbe essere a posto. Quindi, Allora, niente, eravamo parlavo rimasti. della diversa visione, no? In una più gerarchica del non agonista, e nell'agonista è solo cronologico, cioè la devo esaurire tutta, ma prima partirò appunto dai piani bassi e poi arrivo sempre alla fine. Mentre magari nel non agonista è più gerarchica, cioè una volta giunte, cioè arrivato al terzo gradone, posso anche interrompere in caso, diciamo, in generale, poi esclusi necessità particolari, e diciamo soprassedere sulla tempistica o sull'integrazione. Esatto, sono assolutamente d'accordo, sì. Poi se anche il non agonista riesce a mettere a posto tutti i pezzi del puzzle, vuol dire che probabilmente avrà lavorato con una qualità migliore e probabilmente ne potrà giovare in termini di risultati, però non essendo questo percorso che sta facendo quello che gli porta da vivere, deve essere realista con quello che riesce a fare. Il problema, semmai, non è tanto la piramide in sé, ma che questa piramide nella pratica è completamente rovesciata, perché invece la persona normale, la cosa di cui si preoccupa maggiormente è in primis cosa devo mangiarmi prima dell'allenamento, quindi la tempistica, e poi cosa mi devo prendere, inteso come integrazione, per praticare questo sport. Cioè, quindi un ribaltamento totale rispetto alla piramide originaria. Sì, probabilmente per colpa del marketing o della facile monetizzazione della dieta, perché è sicuramente molto più accattivante dirti che con una cosa semplice da fare puoi ottenere grandi risultati rispetto che venderti da subito sofferenza, sbattimento e altro, che poi è quello che succede.
Questo sicuramente è vero dal punto di vista dell'integrazione, ma ad esempio dal punto di vista della tempistica non c'è nessun marketing, perlomeno diretto, che spinge per mangiare una cosa o un'altra prima o dopo. Secondo me è quello che dicevi anche tu prima, cioè il non vedere le cose da lontano, cioè ma focalizzarsi nell'ambito dell'alimentazione talmente in piccolo da considerare il singolo pasto come già determinante per valutare la bontà o meno dell'alimentazione. Quindi non si guarda da lontano l'alimentazione come un processo settimanale o addirittura mensile, ma come il singolo pasto. Quindi cosa devo mangiarmi prima dell'allenamento, come se tutto quello che mangio in una settimana non contasse nulla. Esatto, Quindi proprio esattamente. credo sia sull'integrazione, perfettamente d'accordo con te, ovviamente la pubblicità la fa da padrone, ma sulla tempistica proprio un errore interpretativo, un errore diciamo educativo su cosa sia la nutrizione. Cioè per assurdo io potrei mangiare completamente, cioè in maniera ottimale e mangiare male nel pasto pre-allenamento e allenarmi in maniera ottimale comunque. Alla grande, E sì. viceversa, potrei mangiare malissimo, fare il miglior pasto preallenamento della mia vita, ma avere una prestazione scadente. Perché poi quello che Assolutamente. conta, cioè è la somma poi che conta e non il singolo pasto. Absolutely. Per questo alla base della piramide c'è appunto comportamento e stile di vita, perché è quello che andiamo a fare nel lungo termine che ci porterà il risultato. Cioè il poco nel breve, però fatto costantemente nel lungo termine. E Come infatti anche in crescere una questo pianta. caso, esatto, anche appunto ecco perché non concentrarsi tanto sulla tempistica che ti costringe per un non agonista a dover mangiare quello in quel determinato orario, quello in quell'altro, ma fondamentalmente magari è poco, cioè appunto i benefici sono talmente marginali per cui non vale la pena se poi appunto sacrifichiamo la sostenibilità magari sul Esatto, lungo termine, cioè. anche il timing chiaramente lascia, si inchina, tra virgolette, alle preferenze individuali, cioè se dobbiamo sacrificare l'aderenza alla dieta pur di avere in quel momento esattamente quella cosa, no, perché appunto ritorniamo alla base della piramide, la prima cosa è che tu faccia bene il protocollo, poi se non hai mangiato quel nutriente, quella grammatura esattamente a quell'ora, si può fare qualcosa. Poi, ovviamente, se si riesce anche spesso a sistemare anche quell'aspetto, non è tutto che grasso che cola. Esatto, ultima cosa sulla tempistica e poi appunto molte volte le persone, anche i ragazzi che seguono, non so se ti è capitato anche a te, quando appunto tu fai presente questo, quindi ad esempio che ne so, c'è una mela da mangiare e tu dici non è importante quando, mangiala quando preferisci, quando ritieni più opportuno, la persona è come se cioè, avesse scoperto il segreto perché appunto era figlia di quelle considerazioni che no. Ci vuole per forza l'orario, a quell'orario bisognava mangiare quell'alimento, quindi non si può spostare. No, cioè, è come se Si avessi sente scoperto libera. l'Atlantide, esatto. Si sente libera finalmente una volta di decidere di mangiare un po' come gli pare. E questa libertà è un'arma importante e potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio a volte, però come Cioè? ogni cosa bisogna. Che molte volte troppa libertà alle persone le porta fuori strada, può capitare, o le mette di fronte all'incapacità di scelta. È presente quando hai troppe scelte. Sì, Di magari infatti, rimani bloccato. nonostante io non ami particolarmente piani nutrizionali molto rigidi, quelli proprio in cui il lunedì devi mangiare ABC, il martedì DEF, molte persone invece, proprio perché preferiscono una regola così rigida che praticamente non li faccia pensare, Esatto. ma poi credo che secondo me si sacrifichi sempre la sostenibilità sul lungo e comunque l'estrema rigidità poi non ti permette nemmeno magari di vivere una vita in cui tu fondamentalmente non riesci a controllare tutto, quindi magari ti trovi per una motivazione a te ignota, quest'oggi vado a casa di amici e quindi non posso controllare e quindi che faccio? Mi blocco, non mangio niente, oppure il lunedì ho per forza lo sgombro il lunedì sera, ma mi ricordo di non averlo a casa, quindi esco alle 11 di sera per comprare un po' di sgombro, cioè Esatto. Vabbè, io poi credo. anche lì si può trovare sempre un veloce sostituto perché si può mettere in piedi comunque qualcosa di pratico, però
sicuramente più libertà si danno, più poi il programma può funzionare, perché più la persona è esperta e sa bene, diventa consapevole di quello che serve, più esegue le nostre indicazioni bene. Sì, e poi appunto io credo che appunto alla base di questa libertà ci sia un'educazione, perché una volta che una persona ha raggiunto un minimo livello di educazione alimentare, riesce anche in maniera agevole a organizzarsi, a controllarsi, a sostituire appunto alimenti, perché sa appunto inserirli in quelle grandi classi, proteolipidico, proteico, glucidico, quindi sa perlomeno quello che deve fare, che poi è quello che dovrebbe essere fatto nelle scuole con i bambini, ma ad oggi ancora non si fa. Bravo, dovrebbe assolutamente essere inserita un modulo di nutrizione entro la quinta elementare. Sì, ma proprio base, vabbè, però Sì, se no, non più altro fatti grande. riconoscere, appunto, riconoscere gli alimenti nelle varie classi, quali sono i carboidrati, quali sono i grassi, quali sono le proteine, e metterli Sì. in tre barattolini diversi, e quindi già se non altro intui a cosa servono questi macro, vabbè. Sì, esatto, si chiede troppo, però forse. No, vabbè, noi ovviamente facciamo il nostro, è un auspicio sicuramente verso il futuro. E quindi ci troviamo, ovviamente la piramide di Helms, sinceramente credo che abbia perlomeno una decina d'anni, non so, il libro di Helms originale, perché l'anno scorso l'hanno Non lo tradotto in so, italiano. non lo so, io penso di averlo almeno da 2 o 3 anni, questa piramide, quel libro in inglese, non lo so, cioè Però almeno 5 anni ce li ha. credo che comunque abbia, se non altro, un lustro. E proprio l'altra volta, per caso, ho visto invece che Aragorn, non so adesso quando l'abbia ideata nello specifico, ha creato una sua Aragorn, stiamo parlando di un altro ricercatore, sempre molto, molto famoso nell'ambito nutrizione e allenamento, ha ideato, insomma, un'altra immagine grafica di piramide nutrizionale in cui, i primi tre piani, che in Helms erano separati, quindi bilancio calorico, macronutrienti e micronutrienti sono fusi in un grande gradone iniziale. E da questo punto di vista, di certo, magari è sicuramente un'interpretazione più corretta, perché poi nella pratica non credo che ci sia nessuno Esatto. veramente che dice no, mangia 1000 calorie o di Nutella o di pollo è uguale. Sì, magari la prima settimana è uguale, poi non credo che nessuno consigli questo. Sì, esatto, perché anche per quanto possa essere buone o gradite a te quelle fonti alimentari, dopo un po' ti vanno in odio, c'è cioè quel fenomeno, no, della noia che ti porta via la fame e aumenta grandissimamente la frustrazione. Come Certo. sono degli studi che stanno facendo vedere come una eccessiva varietà di cibo all'interno della dieta faccio aumentare generalmente la sensazione di fame. O ai buffet, come si comportano molte persone Ah, la che... fame, quel concetto di fame Sì, specifica di cui parlava anche Biasci, sì. esatto, Certo, cioè che perché di fronte appunto. a più varietà di cibo, no, 4, 5, 6 diversi tipi di verdure, Esatto. l'occhio ne è stimolato, sono tutti i sensi stimolati, quindi l'appetito Che aumenta. è quell'aspetto che capita sempre alla fine di un pasto, anche qualora noi fossimo sazi, arriva il dolce. Ah, va bene, per il dolce un po' di spazio c'è, e con la fame specifica. Cioè, fondamentalmente, se Esatto. ci avessero dato un'altra razione di secondo, non l'avremmo mangiata perché siamo pieni, ma per il dolce c'è sempre spazio. Anche io mi riferivo più a un contesto tipo il buffet in cui posso scegliere più fonti, Certo. in cui mi riempio Eh sì, il il piatto di principio è lo tutto. stesso, appunto. Provare Esatto, magari un quindi. gusto diverso. Il dolce è più estremo perché sicuramente piace un po' a tutti, soprattutto alle persone golose come il sottoscritto. Esatto, e per questo secondo me c'è un grande successo, a volte c'è stato, delle diete abbastanza monotone, perché ti permettono una gestione delle grammature, della dieta e anche psicologica della dieta, forse più nelle tue redini, non più nelle tue mani, Sì, perché sì, alla sì, fine sì. sono quelli, sono tutti elementi buoni, quindi non è che stiamo parlando di riso, pollo e broccoli, riso, pasta, patate, carne bianca, ma anche carne rossa magra, pesce di mille milioni di tipi diversi, e già abbiamo fatto una dieta. Infatti, secondo me la cosa bellissima di Helms, che ha aggiunto qualcosa in più di Aragorn, pardon, rispetto a quella di Helms, sono i due gradini sopra quel macro Esatto. gradone, che è coverage across the food groups Sì, la copertura di tutti i gruppi. e la diversità tra i diversi gruppi.
Quindi quando parliamo di fonte proteica non c'è solo la carne bianca. Quindi esatto, il concetto di varianza fondamentalmente, di varietà, ha introdotto un concetto che sicuramente è ottimo appunto in ottica sostenibilità, perché appunto riso e pollo e broccoli, come dicevi tu, nutritivamente potrebbe anche, e un filo d'olio potrebbe anche essere correttissimo, ma riso e pollo per più di 2 settimane La terza diventa frustrante, è quindi totalmente frustrante, mentalmente. esatto, a meno che l'autodisciplina di superiore alla monotonia della dieta. Sì, mi senti? Ti ho visto Sì, laggare un no, 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 secondo. no, no, Ok, si eccoci. sente. E in questo è molto bello perché, per esempio, dipende poi uno come lavora. Alcuni nutrizionisti danno la dieta giorno per giorno, no? Che è come dicevamo Per prima, il esempio, lunedì, il esatto, martedì, esatto. che può andare benissimo con le varie possibili sostituzioni. Non ho in casa lo struzzo del Nicaragua, metto il tonno pescato a mano in Uganda. Ok. Più varia è, meglio è. Quindi questo già a volte lo facciamo noi. Quindi la stiliamo già in modo tale che ci sia un'ampia variazione delle food Certo. class. A volte invece è lasciata libera. Quindi io, per esempio, la lascio molto libera. Però presuppone in origine un'educazione della persona, Sì, altrimenti se la persona non ha la più vaga idea di... e mi sono potuto permettere di fare questo perché le persone che vengono da me generalmente non sono persone completamente a digiuno di conoscenze nutrizionali, sono persone che già si allenano, come immagino da te, che già un po' si allenano, si informano, quindi insomma, già durante la prima visita posso tranquillamente spiegare come comportarsi. Sì, che poi alla fine, parliamoci chiaro, sono anche concetti molto molto semplici, non stiamo parlando di grandi nozioni biochimiche. Poi sai cosa? Credo che in realtà sia una roba naturale, cioè che ti venga naturale da fare. Dopo che sono 4 giorni che stai mangiando pollo, ti viene voglia o anche mentalmente dici: ma cos'è che potrai fare di diverso? E magari sei lì al supermercato, vedi, ah, potrei fare la coscia invece del petto, e già Certo. comunque Il tacchino, cambia. Il certo. tacchino, il Sì, coniglio, sì, sì. whatever. Qualcosa di vegano, perché no? Certo, infatti ultimamente sto inserendo anche, grazie a Falasconi che mi ha dato qualche dritta, tutta una serie, diciamo, di secondi vegetali che alcuni, Cosa stai mangiando? ad esempio, io l'ho provato un po' tutti, allora, il tempeh. Mi dispiace, ma non riesco. Cioè, ho provato vari tipi. Non ho provato quello di ceci, mi ha detto che esiste anche quello di ceci, ma quello di soia l'ho provato in vari tipi, sia quello bianco che non mi piace. Ha un sapore veramente Neutrissimo. neutro barra non gradevole. Il tofu invece Ok. piace molto di più, soprattutto quello aromatico. Tofu aromatizzato, magari quello lo preferisco di più. Ho provato anche il muscolo di grano, adesso mi manca il Non l'ho mai cuore. provato. È Muscolo di buono? grano è un affettato, sì, è un affettato, quindi anche qui il problema di questi secondi vegetali è che sono processati, cioè fondamentalmente rientriamo sempre in un... aumentano, insomma, i processi industriali, perché anche lo stesso seitan, cioè c'è un processo per togliere il glutine, eccetera, cioè per comunque processarlo e Donarlo. raffinarlo. Muscolo di grano è un affettato, sempre con delle farine vegetali di origine, che è una specie di bresaola vegana, fondamentalmente. Quindi Ok. sì, ha un sapore gradevole, c'era, tra l'altro è anche brevettato in Calabria, tra l'altro è un prodotto che è Ah. stato brevettato e fatto in Calabria, e sì, alla fine prendila come una bresaola, quindi c'è la versione con il pepe, la versione senza pepe, sì, cioè, Ecco, come eccezione ci sta, cioè. ricollegandoci a quello che stavamo dicendo, nel vegano, questi due gradini della piramide, per alcune cose si vanno a bene far benedire, perché se le mie fonti proteiche sono 2 o 3, Già, già sarà abbiamo, una esatto, dieta tagli. molto più monotona. Sì. Tofu, quindi soia, 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 soia. O Sì. eventualmente ho scoperto qualche prodotto di recente che sono dei grossi impastoni di glutine e Il legumi. rischio poi è quello appunto che è di buttarsi su cibi molto industriali, molto comunque processati, e che per Esatto. carità... Per carità, esistono cose peggiori, ma alla lunga, cioè, mangiare soltanto seitan non è proprio il massimo della varietà, e di certo non possiamo con un onnivoro privilegiare
il cibo più vicino possibile alla fonte naturale, e col vegano dire vabbè, sti cavoli, facciamo tutto. Esatto. C'è anche una proprio un'etica, diciamo, della professione nostra, insomma, che dovrebbe comunque imporsi. Esatto, questo credo che magari in futuro ci verrà un po' d'aiuto la tecnologia alimentare, quindi magari nuove metodologie o sistemi per produrre alimenti di origine vegetale, proteici di origine vegetale con una più alta qualità possibile. Sì, perché ovviamente la prima scelta è quella sui legumi, che va benissimo, perché di certo il vegano ha già un introito sicuramente maggiore di legumi. Il problema si potrebbe porre appunto perché il legume è quell'alimento proteoglucidico che ha, tra l'altro, più carboidrati che proteine, quindi in un'ottica di magari in un'ipocalorica, in un periodo di definizione, ovviamente. È difficile riuscire a Esatto. raggiungere la quota proteica che tendenzialmente è più alta appunto nei periodi di definizione, se non altro nella pratica si fa così per tutta una serie di motivi, con però l'introito glucidico che si alza. Quindi, e Ah, lì sì. ovviamente aiutano non tanto le proteine della soia, ma piuttosto le miscele triple, Blend. lupino, piselli e riso, ad esempio, che è una delle più utilizzate, e lì sicuramente possono dare una mano. Adesso mi pare, leggevo un articolo di recente che ha pubblicato qualcuno sulla patata che contiene un sacco di aminoacidi essenziali Sì, beh, che vabbè, si certo, il utilizza. problema è che, a parte che già nel vegano la quota proteica, no, dovrebbe essere aumentata circa un Superiore. 20%, quindi già partiamo da una dieta appunto di definizione, quindi già la quota proteica è alta, facciamo 1,8, che non è altissima, ma comunque aggiungiamo un 20%, quindi già andiamo a 2. Sì. E quindi qualcuno vuole Esatto. farti una domanda sugli integratori proteici? Vai, Davide! Dici Aggiungo tutto. un'altra cosa, che poi, esatto, hai degli alimenti che sono molto ibridi dal punto di vista dei macros, quindi riuscire a raggiungere quella quota proteica senza inquinare tutta la dieta di carboidrati, grassi, fibra, tuono, quindi voglio Sì, vedere sì. a livello intestinale. È molto più difficile, che non significa che non si possa fare, No, però poi io ovviamente non ho anche qui niente un contro, conto è anzi. il vegano che pesa 100 kg, è ovvio che lì sarà molto dura. Il vegano che ne pesa 60 è sicuramente molto più facile. Io nei fighter vedo po poco, cioè solo su pochissimi numeri vedo la possibilità di essere vegani facilmente. E anche quelli vegetariani, nelle fasi più delicate, per esempio il taglio del peso, iniziano a soffrire come i pazzi, perché praticamente vanno solo avanti albume, quasi. Soprattutto l'ultima settimana che vanno abbassati anche i carbo, lo yogurt greco che qualcosina ne ha, poi se andiamo su controlli proteici alti, chiaramente non ti posso dare mezzo chilo di yogurt greco, Certo. quindi così. Sì, l'ho visto anche nei crossfitter, per praticità, per comodità, molti vegani barra vegetariani poi sono tornati, diciamo, a regime più onnivoro, proprio perché appunto permette una maggiore varietà e quindi delle più fonti, e quindi sicuramente è più facile. Però diciamo che se dovessi dirti ad agonisti di alto livello che conosca vegani, nel CrossFit non lo so. Ci sono allenatori che conosco, colleghi vegani, atleti, qualche atleta, cioè diciamo Nel jiu-jitsu qualche. c'è qualche atleta, c'è qualche. Vabbè, l'atleta più forte che abbiamo italiano, Luca Anacoreta, è vegano. Anacoreta è vegano, infatti lui lo È segue, fa vegano. l'Asconi, e sì, cioè, magari riesce perché ormai si è abituato. Sì, diciamo che sicuramente sarebbe meglio se fosse onnivoro, però ce la si può cavare. È arrivata la domanda intanto. Prego, se un soggetto per motivi etici non vuole assumere nessuna fonte proteica, immagino proteica Animale, penso. animale, come si può. No, perché poi ci sono le whey. Nessuna fonte proteica, credo, come. Non lo so. Come si può gestire la cosa? Whey isolate o aminoacidi essenziali? Prego. Allora, Davide, c'è da dire che per motivi etici di solito significa che una persona non vuole che la sua alimentazione basi su prodotti di origine animale, quindi latticini, uova e altro. Quindi vuol dire che vengono escluse la maggior parte delle fonti proteiche migliori che esistono,
e tante classi di alimenti. Che cosa può fare? Ne stavamo parlando poco fa, quindi si utilizzano appunto alimenti di origine vegetale con un elevato contenuto proteico, che in natura c'è solo e quasi esclusivamente la soia e poi appunto i legumi che sono dei misceloni proteoglucidici, come dicevi tu. Le whey non le potrebbe assumere perché le whey derivano dal latte, è ricotta in polvere, mi piace dire a me, e gli aminoacidi essenziali dipende da come sono ricavati. Ricavare gli aminoacidi essenziali da matrici vegetariane non so quanto sia facile, in realtà non so da cosa No, ma deve non so ricavare. nemmeno se Come esiste, cioè sai? esistono aminoacidi essenziali da fonti Vegan? vegetali. Beh, ci saranno sicuramente, dai, voi che non se li sono inventati. Non lo so, cioè credo, sinceramente non ho mai visto poi la provenienza degli aminoacidi essenziali. Non lo so, questo mi devo Se informare, è proprio però. creato in laboratorio oppure è creato da una fonte, ad esempio il latte, perché solitamente. Beh, se un atleta vegano vuole e ha la pecunia per utilizzare aminoacidi essenziali, a tuono proprio nella vasca da bagno, così tipo nel secchio sopra la testa. Certo. Ad Tu esempio, aggiungeresti qualcosa? molti vegani, no, perfettamente d'accordo con te. Molti vegani, ad esempio, per quanto riguarda la B12, prendono la B12, diciamo, sintetizzata dalle alghe e non quella sintetizzata da fonti animali, quindi rientrano anche lì. Esatto. Poi magari sono sempre batteri, quindi non si capisce mai qual è la forma vivente da tutelare, perché se il batterio conta meno della cozza, cioè, diciamo, qual è La l'essere vita vivente, perché si deve nutrire di ci vita. sono, esatto, sono sempre delle domande che anche proprio filosofiche sul concetto, che mi piacerebbe poi un giorno magari le faccio a fare la sponia nella Molto prossima bello. diretta. Sì, anche a me piace l'argomento, anche perché poi per un discorso di sostenibilità di lungo termine, cioè ci aspettiamo che la popolazione globale aumenterà di diversi miliardi, nessuno si può permettere di mangiare livelli di carne rossa, non ce le potremo permettere di adesso. Quindi vuol dire che Anche quello, sì. In il futuro delle proteine è vegetale o, come a me piace pensare, certi. esatto, l'hai detto. Sì, diciamo che sì, poi qui ovviamente è impossibile non mescolare argomenti che vanno oltre la semplice nutrizione, riguardano la politica, la gestione economica mondiale, la globalizzazione, eccetera, eccetera, perché si potrebbe, fondamentalmente, se il problema riguarda la sovrappopolazione, allora dovrebbe riguardare gli stati che fanno sovrappopolazione, se volessimo, quindi di certo non l'Italia, che fa tutto tranne che si sta estinguendo, quindi fa tutto tranne che Esatto, sovrappopolare. Quindi, ad certo. esempio, la Cina è lì, ma no, la Cina tra l'India, ad esempio, o il L'India continente e africano, la Nigeria. no, l'Uganda è quella che batte, no, scusami, l'Eritrea è quella che batte tutti con 7, Sì, non qualcosa sapevo. figli, perdono. Sì, poi Con la Nigeria è lo stato sette. più popoloso, sì. Porca. Quindi anche lì poi sicuramente altri, ad esempio, a questo fatto vanno a argomentare al contrario dicendo: ma io non faccio una nutrizione anche se salva il mondo, ma che mi rende meno salute o comunque molto più difficile, anche se poi non è vero che rende meno salute, ma comunque ha degli altri Esatto. problemi. Quindi cosa sacrifichi? Il tuo status personale rispetto a un ipotetico salvataggio della specie umana? Io credo che arriverà un punto. Questo è un discorso che ho avuto ieri quando ero giù il cane, un'illuminazione. Credo che bisognerà mettere delle tasse sul cibo più meno ecosostenibile, quindi carne rossa inizierà a arrivare a Sì. costare Tipo tantissimo, la sugar tax da questo punto così di vista. smettiamo Quindi. di mangiarla come delle cavallette, se la possono permettere molti di meno, Però 16 nel o breve, 30. ovviamente, essendo tutto un sistema economico strutturato in una determinata maniera, ad esempio chiudere gli alloggi al domani vuol dire una Una riduzione di crisi PIL. economica. Esatto, Esatto, per il quindi. Brasile che vive di allevamento e Esatto, ma l'Argentina. anche ad esempio in Italia prendi tutta la pianura padana, cioè prendi il Si prosciutto di consumerà Parma, più. l'hai ucciso e stiamo parlando di Sì, un si prodotto. consumerà più intelligentemente, quindi passeremo più ad avere un'alimentazione
Onnivora opportunista, come O eravamo comunque. forse un tempo, vegetariana sicuramente, visto che è 1.000 volte più sostenibile. Anche qui poi nel caso specifico italiano si intreccia, cioè noi siamo il paese con il maggior numero di prodotti DOP e IgG, che sono una nostra ricchezza, quindi c'è anche la mortadella IGP di Bologna o il parmigiano reggiano o il formaggio di Fossa o il prosciutto di Parma, cioè non puoi ucciderli in nome di un'uniformità mondiale No, dell'insetto, cioè servono, penso che verranno diciamo prodotti. che sono discorsi, cioè, ovviamente che è giusto farli perché, ma che sono molto molto complessi perché si Sì. intrecciano questioni poi nello specifico italiano appunto ancora maggiori. Quindi sì, potremmo di certo fare più che una diretta, una tavola rotonda, invitiamo appunto Io adoro questa roba. Falasconi e Tozzi in nome dei paleo che ti dice non esiste proprio che io divento vegano perché non vado a ridurre la mia salute in nome di una nutrizione che a mio avviso non è salutista, quindi. Lì ci sarebbe ci sarebbe parecchio da discutere. In ogni caso, il futuro parlerà per noi e penso che il nostro ruolo diventerà ancora più importante perché aumenterà la difficoltà di gestione di una dieta se aumentano i prodotti di origine vegetale con riduzione della Certo. possibilità. E come diceva Davide, con un rischio di una malnutrizione proteica, perché quello che diceva Davide Grossi è giusto, cioè quando io vado ad assumere proteine vegetali le assumo con un equilibrio di amminoacidi non ottimale. Però questo è vero, ma solo a mio avviso se guardiamo la popolazione sportiva, che è sempre una popolazione molto minoritaria, perché per aggiungere 1 grammo di proteine al giorno, facendo il conto, e ci sono Sì. proteine anche nei cereali, cioè è davvero facilissimo. Quindi nel caso degli sportivi, tra virgolette, sarà una categoria protetta che avrà un placet dall'autorità governativa mondiale per poter mangiare più proteine, perché Sarà però, prova a arrivare a 1 grammo è pensarci, facile. però quel grammo lì è di bassa qualità, quindi poca leucina, promuove il catabolismo, gente che non arriva alla vecchiaia con un buon contenuto di massa Beh, non è detto che è muscolare. di bassa qualità, perché se unisci varie fonti proteiche, ad esempio il classico cereali e legumi, ecco che non hai questo problema per la popolazione non sportiva. È vero? Questo è vero, non lo so, io penso che nel lungo termine non avremo una popolazione Cioè, credo che il super in problema nella salute. popolazione generale non è la carenza proteica, ma semmai è La l'ipercalorica mancanza popolazione. Quindi, e la cioè che poi. mancanza di movimento, vero? Eh sì, quindi un problema alla Quindi volta, risolviamo prima quello. tu dici, iniziamo a far muovere tutti, obbligare tutti a far muovere, poi E penseremo magari se metterli tutti in mangeranno. ipocalorica o in normocalorica, leggera ipocalorica. Bello, un bel discorso Che questo, è molto è poi interessante. quello che fa l'animale in natura, e non a caso non esistono animali grassi in natura, cioè solo in cattività esistono. Generalmente no, generalmente no, è Anche vero. perché i meccanismi di regolazione che ha un animale. Perché la nostra società obesogena, come dice Esposito, ovviamente ci ha traviato anche tutti questi meccanismi, no? Di controllo Sì. e di autoregolazione. Perché c'è la pubblicità, perché c'è il gusto, perché fondamentalmente non devi andare nel parco a cacciare l'animale, ma apri il frigo e hai subito il cibo, quindi ti perdi anche lo sport atto a procacciarti il cibo, no? Poi Davide voleva aggiungere un'altra cosa, diceva che Sì, il abbiamo un rischio, minuto, vai, 1 minuto. vai, il rischio sarebbe aumentare di molto le calorie, molto più alte per pasta e fagioli per carne. Sì, è Sì. come dicevamo prima. Cioè, è impossibile fare una low carb se sei vegano. Come cacchio fai? Sì, è veramente difficile. Il Cioè, o rischio è poi chetogenica. è quello. No, la chetogenica no, raga. No, non si può. Quindi si parla addirittura di chetogenica da vegani, credo che sia quasi impossibile e potrei anche togliere l'avverbio quasi perché le fonti, insomma, no, non lo permettono, non esistono fonti mono. Quindi abbiamo perso purtroppo Roberto, lo richiamiamo per i saluti perché siamo in ambito saluti, quindi io nel frattempo ringrazio
per la bella chiacchierata, davvero molto molto interessante. Roberto Scrigna, seguitelo sul suo profilo perché fa molte discussioni e molte tematiche inerenti. Vai ragazzi. Roberto, hai 20 secondi per salutare tutti, perché Ciao poi ci raga, chiudo. grazie a Se te per seguite Roberto, poi mille ne grazie per facciamo questa una, facciamo la prossima diretta sulla chetogenica da vegani, preparati. proteine in polvere e vegetali, Esatto. non so che. Ciao.